Napoletano doc, 23 anni, è nato sotto il segno dell'ariete, questo è Luciano Punzo. Di professione fa il modello, alto 1,89, capelli neri e occhi castani, fisico scolpito e sguardo penetrante, tifa per la squadra dell'Inter e sogna di diventare un attore. Luciano Punzo è il nuovo Mister Italia 2017, il più bello della nostra penisola. Appena rientrato da Alba Adriatica, dove si è svolta la finale del prestigioso concorso di bellezza, organizzato da Claudio Marastoni, lo abbiamo incontrato per farei raccontare le sue emozioni. Luciano Punzo, sei contento della vittoria? Contentissimo, non me lo aspettavo proprio, ho partecipato quasi per gioco e poi, dopo un lungo percorso di selezioni durato vari mesi e dopo aver sbaragliato migliaia di ragazzi, mi sono aggiudicato la fatidica fascia e lo scettro di Mister Italia e sono stato incoronato il nuovo reginetto di bellezza del 2017. Durante la serata finale ero molto emozionato. Avvertivo un clima di sana competizione tra gennaio 30 concorrenti finalisti provenienti da tutta l'Italia. Piano, piano, ho conquistato la presentatrice, l'esplosiva Jo Squillo, che si è esibita anche in una versione techno di Siamo Donne, e la giuria composta fra gli altri dalla bellissima Maddalena Corvaglia, dall'attore spagnolo di telenovele Iago Garcia, da Paolo Crivellin, ex Mister Italia, dal cantante lanciato da Amici Alessio Mininni e da Anastasia Kuzmina direttamente da Ballando con le Stelle. Alla fine, quando siamo rimasti solo in tre e la conduttrice ha pronunciato il mio nome, mi sono commosso molto. È stata una gioia grandissima e ho provato delle sensazioni indescrivibili. Ti vuoi presentare ai nostri lettori, Luciano Punzo? Sono originario di Napoli Centrale, ma da molti anni vivo con la mia famiglia a San Giorgio a Cremano, luogo natale del grande Massimo Traisi, uno dei miei modelli di riferimento. Amo molto lo sport, frequento la palestra tutti i giorni, ho una grande passione per il fitness e sono un indossatore di professione. Amo i social network, mi piace postare foto e clip durante gli allenamenti in palestra che sono molto apprezzate dalle mie amiche. Perché hai partecipato a Mister Italia? Perché è un concorso nazionale serio, organizzato con professionalità da Claudio Marastoni. Nel corso degli anni sono emersi importanti nomi che ora fanno parte del mondo dello spettacolo, è un'ottima vetrina per farsi conoscere, spero tocchi anche a me la stessa sorte. Tutto è iniziato per gioco. Eravamo in vacanza quando ho accompagnato mio fratello a partecipare ad un concorso estivo, quelli che si fanno per divertimento. L'organizzatrice di quella serata notò me proponendomi come partecipante nonostante non fossi convinto del contesto. Quella sera, vincendo la manifestazione, compresi che quel mondo un po' mi apparteneva e così è partito questo percorso di mia spontanea volontà fino a farlo diventare un lavoro a tutti gli effetti. A chi hai dedicato la tua vittoria? Alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, anche quando vivevo da solo a Roma per frequentare l'Accademia di Cinema e Teatro. Cosa rappresenta per te la bellezza? La bellezza è importante, ma non è tutto, può essere un punto a favore, ma anche un'arma a doppio taglio. Quando sei bello devi dimostrare sempre di più, che c'è altro a parte i primi 10 secondi di piacevole visibilità. Cosa significa per te aver vinto un titolo nazionale di bellezza? Un punto di partenza che mi auguro di poter sfruttare nel migliore dei modi. Un tuo sogno? Vorrei diventare un attore e spero di centrare l'obiettivo. Come ti definisci? Sono un ragazzo solare, testardo, ma talvolta anche impulsivo. Singolo fidanzato. La mia vita privata è top secret. Un mito nel mondo dello spettacolo o dello sport. Essendo un appassionato di calcio, un mio mito è il bomber del Real Madrid Cristiano Ronaldo, ma prediligo anche il rapper Rocco Ante e l'attore Gabriel Garco. Chi vuoi ringraziare? Tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto ed invogliato ad inseguire questo mondo, agli amici e a tutti i miei fan. Prossimi progetti. Sto partecipando a varie serate, sono stato ospite nel salotto di Barbara Di Urso a Pomeriggio 5, sto realizzando vari servizi fotografici e sto vagliando delle proposte molto interessanti. Intervista a Luciano Punzo tratta da Top.